Allora, siamo a Malpensa. So che Maurizio Landini è arrivato anche lui a Malpensa oggi. Io invece sono con Renzo Canavesi della CUB. Ormai lo conoscete perché con Renzo abbiamo avviato delle battaglie importanti a difesa dei lavoratori e grazie al nostro intervento, se oltre 300 lavoratori che prima erano nell'orbita del precariato oggi hanno un contratto a tempo indeterminato, ok, quindi ci prendiamo i nostri meriti, Renzo. Però cosa vogliamo dire a Landini? Intanto, per esempio, su questa battaglia che abbiamo cominciato a fare insieme io e te sulle false cooperative, di dire delle parole precise, chiare. Beh, sulle false cooperative, se Landini è d'accordo, bisogna andare a Bergamo, bisogna andare a Verona, dove imperversa la cooperativa alpina che gestisce il carico e scarico dei bagagli usando contratti non dell'Assoaeroporti. Quindi è da lì che bisogna partire. È lì che E purtroppo lì anche CGIL è. i loro responsabili regionali firmano invece gli accordi e chiudono gli occhi, diciamo così. Allora, caro Landini, siccome noi apprezziamo, poi io ti ho sempre apprezzato, apprezziamo la tua forza, la tua tenacia, quindi diciamo unisciti a noi e dai anche ai tuoi regionali delle indicazioni nuove e diverse, proprio per tentare di sbullonare questo sistema che lo chiamiamo convenzionalmente delle false Come cooperative. per esempio l'accordo, bruttissimo accordo che hanno fatto dopo il decreto Dignità. Dignità, che hanno fatto un accordo in cui hanno portato la stagionalità negli aeroporti a 10 mesi, hanno consentito di Quindi hanno superare, allargato hanno allargato, addirittura oltre il figuriamoci, Dignità, hanno allargato le ma no, maglie. hanno aumentato anche il numero potenziale di persone che possono essere precarie, oltre il Quindi, cioè, grazie 20%. alla CGIL, CISL e UIL hanno Da un consegnato. lato si critica il governo, ma poi dopo si fa peggio. Allora, Landini, vogliamo delle risposte precise, però, siccome non è un attacco quello che ti stiamo portando, sei Per appena carità. arrivato, siamo contenti della tua nomina, del nu tuo nuovo incarico e siamo sicuri, io come parlamentare del territorio, Renzo come sindacalista che è molto attivo proprio qui a Malpensa, siamo sicuri Sì. che in qualche modo cambierai anche il corso delle. Soprattutto un'altra delle cose sulla democrazia sindacale. Qua ci sono accordi sindacali che non vengono votati, lavoratori che chiedono referendum sugli accordi e anche la CGIL gli nega il referendum. Qui abbiamo una situazione di democrazia sindacale pari a zero. Ecco, Maurizio, ti prego, fai in modo che non ci sia un tavolo comune soltanto tra i tuoi sindacalisti e la SEA, perché la SEA poi tende a fare degli accordi con i sindacalisti più, diciamo, più malleabili, diciamo così, anche perché poi ci so che ci sono un po' di permessi dati, no? Non so, avete un po' di Ci cose anche sono voi? 25, no, noi non abbiamo niente. Ci Voi sono non avete niente. 25 funzionari a tempo pieno pagati dalle aziende, da SEA e da Airport, Cioè, 25 25 funzionari del sindacato? dei sindacati confederali Ah! e anche di base, purtroppo, in cui Ah! sono a tempo pieno, senza lavorare, a gestire l'attività sindacale. Avevamo un segretario nazionale della CGIL che era a Roma ed era dipendente di SEA ed risultava in turno qua mentre era in permesso sindacale perenne. Allora, quindi Maurizio Landini, tu oggi sei qui a Malpensa, siamo contenti, noi qui a Malpensa, lui ci lavora tutti i giorni, questo è l'aeroporto della provincia di Varese, ovviamente gestito però dal comune di Milano, ma è in provincia di Varese, quindi fa parte del mio collegio, chiamiamolo ancora con queste, fa parte del mio collegio, ma io ci tengo perché qui ci sono tanti lavoratori che finora sono stati anche sfruttati. Allora, caro E Landini, abbandonati. e abbandonati. Caro Landini, contentissimi della tua presenza qui a Malpensa, però ti diciamo cose precise e aspettiamo una risposta. Confidiamo nella tua buona fede, perché lo sappiamo, nel tuo impegno. Adesso unisciti a delle battaglie e dai delle risposte puntuali a quello Alle che questioni. Canavesi del CUB Trasporti ti ha appena detto. Ciao Landini, ciao Maurizio, e mi raccomando ancora in bocca al lupo per il tuo nuovo incarico.